Quando 7 anni fa sono diventato presidente della regione, l'ospedale di Foggia, che allora non era un policlinico e adesso lo sta diventando, era ridotto veramente ai minimi termini. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto complicato per ricucire tutti i vari pezzi di questo grande ospedale e soprattutto per attivare tutto ciò che era fermo. Questo padiglione, ultimato nel 2011, non era stato ancora sistemato, c'erano tutta una serie di problematiche che sono state superate grazie alla direzione strategica della Policlinica di Foggia Riuniti. Quindi una bella notizia, 8 sale operatorie, 9 di zecca, veramente fantastiche, che mi auguro possano consentire ai valentissimi operatori di operare e di guarire tanta gente. Queste sale sono state, oltre che ripristinate da un punto di vista strutturale degli ambienti, sono state ovviamente dotate di nuovi impianti di areazione a norma, sono state dotate di nuove attrezzature e di nuovi arredi e sono ovviamente in grado di garantire la sicurezza sotto vari profili, non solo quello clinico assistenziale ma anche quello delle infezioni. In poco tempo siamo riusciti a sbloccare una vicenda abbastanza complicata sotto l'aspetto amministrativo, contabile e anche tecnico. Ovviamente si tratta di una vera e propria rivoluzione, perché ho avuto questa buona notizia che il direttore generale ha deciso di avviare proprio in quest'ala la cardiochirurgia che era in attesa da diversi anni. Ovviamente non è una roba semplice. Foggia fino a pochi anni fa non aveva una cardiochirurgia, ci si operava o fuori regione o in altri ospedali della Puglia, quindi questa è una bella soddisfazione che ci siamo tolti qui a Foggia.